Anastasia, vuoi iniziare? Giustamente, vuoi imparare ad andare in bici senza rotelle, giusto? Quindi, noi abbiamo una bici molto vecchia, vero? Adesso stai facendo merenda perché sei appena uscita da scuola. La tua bici è molto vecchia, guardate un po' come è conciata. E non c'è cosa migliore che imparare ad andare in bicicletta senza rotelle con una bici vecchia, così che se cadi e la rompi, nessun tipo di problema. Poi la mamma ti compra la bici nuova quando hai imparato, va bene? Mentre Vanessa... Brava, hai già tolto una rotella! Bravissima! Vai, vai! È troppo dura questa? Vediamo. Ok, vai! Mitica! Ma non è meglio se ti metti un paio di scarpe da ginnastica? Ok. Boh, ragazzi, abbiamo tolto le rotelle alla bici di Anastasia. Anastasia, ascoltami. Vai a mettere le scarpe da ginnastica. Adesso abbiamo comprato la bicicletta nuova, che è? Falla vedere. Fa vedere che bella. Tu sei già capace di andare in bici e quindi non c'è bisogno di usare quella vecchia. Abbiamo preso questa qua nuova, guardate che bella. Guardate cosa si può fare. Si può alzare il sellino. Dai, vai così, vai, facci vedere. Okay. No, dai, stavo scherzando. Ah. Se cadi? Ma no, mi cado, l'ho già fatto. Ah, sei già andata a re? Ah, ok. Anastasia, sei pronta? Secondo me dovresti metterti le scarpe da ginnastica. No? Ok, facci vedere la spinta. Vai amore, vai! Vanessa, devi aiutarla tu! Dai Ani, devi darti la spinta con una manina. Eh sì, con una manina, con un piedino. Dai, ti tengo io un attimino. Vai, dai! Vane, la devi aiutare tu. Eh sì, eh? Questa è altina, però. Ma sì, ma tu sei alta. Grande! Vai piano! Aspetta che arriva una macchina. Puoi andare, non vieni di qua. Dai Ani, dai. Devi mettere forza sulle gambe. Devi distruggere la macchina, Capito? No, perché io quando metto questo piede, peraltro cado. Dai Vane, vieni ad aiutare Anastasia, dai. Devi tenerla in equilibrio, ce la fai? Sei abbastanza forte? Dai. Ani, tu ti devi dare la forza con le gambine. No, allora, con questo vai. Spingi avanti il piede. Però devi essere dritta di qua, perché c'è il muro qui. Dai, su, su, su. E ce la fai. Devi darti un po' lo slancio. Vai, amorino, dai! Sì, non è tanto bello insegnare ai bambini ad andare in bici. È abbastanza faticoso. Dai Anastasia, ma è anche piccolina la bici. Dai, prendi forza sulle gambe. Guardare dritto. Innanzitutto guarda dritto, no, concentrati. Tu pensa alla strada, dai un bel colpo. Scusa Anastasia, una domanda. Ma quando andavi con le rotelle, la forza sulle gambe la dovevi dare lo stesso, perché mica andava da sola. Fai la stessa cosa. Oddio, mi stai facendo venire il mal di mare. Destra, sinistra. Vai, sì. Dai. Allora, fallo da sola, dai. Spingiti con le mani, con le gambine. Dove vai? Cosa fai, la spaccata con la bici? Dove vai? Qua, di fronte a me? Guarda che qua siamo arrivati, Vai. Allora, fai così, vai là in fondo e torna indietro, dai. L'importante è che tu non tocchi la mia auto, Mamma che è impedita. Ma sei impedita. Ma dai. Lo so che non è facile. Allora, sai cosa devi fare? Tira su questa gamba. Quel pedale lì, tiralo su. Tira su quello. Sollevalo in alto. Ce la fai? No. Ok, allora vieni avanti un pochino. No, andavo via. Ecco. Ti lascio? Sì. Sei sicura? Sì. Sei sicurissima? Per me cadi. Sì. Facciamo una pausa. Ti faccio vedere io, guarda. Guarda come si fa. Prima punti per te è piccolissima, non riesce neanche Vanessa, poi ci provo io. È difficile veramente. È difficile perché tu sei grande. Oddio. Allora, tu ti devi mettere sollevare un pedale e avere la gamba sollevata in maniera tale che con quella gamba ti dai la spinta e poi devi prendere equilibrio. Guarda che una volta che impari lo fai subito. Il pezzo difficile è questo.
Gira. Amore, ho capito. È stato così per tu. Però mi sto facendo male. È stato così per tutti, amore. Non è facile. Dai, aiutami. Vai, dai. Pronta? Vai. Ma che ti lascio, Dai. Alle ruote sgonfie? Dai, ma come fai? Alle ruote sgonfissime. Guardate, ragazzi. Cioè, e lei pretendeva di andare con questa bici. Ma non si può, andiamo a gonfiare le ruote, dai. Cioè, ragazzi, mi hanno fatto fare una fatica bestiale. E poi mi accorgo che le ruote sono completamente sgonfie. E questo è anche il motivo per cui lei non riesce ad andare avanti. Adesso io le gonfio e vediamo se Anastasia riuscirà entro oggi ad andare in bicicletta senza rotelle. Grazie Valentina del tuo splendido aiuto, perché guarda. Ma io lo stavo facendo. Sì, no, vabbè, non glielo spieghiamo neanche ai nostri cucciolini quanto siamo incapaci. Perché si sta gonfiando. Sì, si sta gonfiando. Abbiamo provato di tutto e poi la soluzione più semplice era questa. Allora, all'inizio tu dici no. Hai ragione, ma perché mi sono fatta ingannare? Perché ho visto tutti questi pezzi, questi accessori che erano in dotazione con la pompa e pensavo che ci volessero. Invece no. Grande Vane, grandissima, è gonfia, adesso non facciamola scoppiare. Ok, adesso dobbiamo essere super veloci, tu me lo togli o metto il tappino? No, c'è una cosa al contrario. Dai, vado? No. Non sei pronta? Ah, boh, dai, tanto non esce, tranquilla. Bravo, amore. Perfetto, su. Sì, beh, meglio, sì, va bene. Adesso andiamo su, la posteriore. Dov'è? E sgonfia la gomma? Sì. Sì, direi proprio male, di sì. Fare. Va meglio? Oh. Beh, c'è più stabilità, ma normale Vanessa, ma tu sei troppo grande per questa bici, non riesci a prendere l'equilibrio giusto. Poi lì c'è un muretto, non so se lo vedi. Sì. Dai, chiamiamo Anastasia. Gonfiate, signorina, sei pronta a diventare una super campionessa adesso? Adesso sono dure. Adesso non dovresti avere più nessun tipo di problema, cioè dal momento in cui sali tu dovresti andare liscia come l'olio. Prova? Vediamo se la mia teoria è giusta. Non mi guardare male. Oh, non ci credo! Sei andata! Hai visto che erano le gomme sgonfie? Ma sei una grande, amore! Devi girare di qua. Mitica! Amore, devi prendere equilibrio da sola. Non c'è bisogno che ti tiene Vanessina, eh? Mettere questi. E stare dritta. No, dritta amore. Mettiti. Amore, ascoltami. Non devi imparare già girando. Vai su un pezzo dritto, girati di là. No, qua. Allora girati di qua. Gira il manubrio se ti vuoi girare. Perché con la forza del pensiero la bici non si gira. Amore, pronto? Girati col manubrio. Scendi e gira la bici. E poi fai il pezzo dritto. Inizia dai pezzi rettilinei. Buonanotte, buonanotte, fiorellino. Niente, non capisce. Oh, dai, su. Vai, poi senza scarpe, zingara. Si mettono le scarpine quando si va in cortile a giocare. Che se c'è un pezzo di vetro ti tagli un piede. Dai. Sembra una campana. Din. Don. Bravissima, amore. Bravissima. Dai, su, mamma mia. Oh, ma sei uscita dal garage, dal cortile da sola, eh? Vani, guarda le mie. Dai, Vane, dagli una mano. Se no domani siamo ancora qua, io mi sto sciogliendo al sole. Dai, tienila. Su. Ah, non vi potete spostare più in qua? Dovete stare attaccate al muro? Ma no, ti deve dare una mano, eh? Chiunque impara ad andare in bici ha bisogno di qualcuno che l'aiuti. Ho detto che devi mettere le scarpe. Mettiti le scarpe, non puoi andare in bicicletta e soprattutto non puoi giocare in cortile senza scarpe, perché se c'è un vetro ti tagli un piede e finisci in ospedale.
entra dentro e metti le scarpe. Non ci credo. Bravissima! Metti le scarpe però. Anastasia, brava. Hai visto che sei intelligente? Intelligentissima? Adesso sicuramente salirai sulla bici e partirai come un razzo. Vuoi vedere? Vai! Se riesci a tirarla su, hai perso le forze con le scarpe. Vai, amore, facci vedere! Pronta? Ok, parti con quel piedino. Oh mio Dio! Amore, ma tranquilla, ma è normale, non ti devi offendere, perché tutti i bimbi che imparano per la prima volta ad andare in bici hanno delle difficoltà, ma una volta che capisci come si fa non ti ferma più nessuno. Allora, hai il piede in alto, quello lì? Con quello ti devi dare la spinta, solo con uno, ti dai la spinta con quello e poi prendi l'altro e ti dai equilibrio. Vai! Ce la farai. Vuoi smettere un pochino, amore? Allora, tu sollevi un pedale e con quel piede lì del pedale sollevato ti dai la spinta. Brava! Dai, cerca di farne due almeno. Fammi sentire le ruote. Non è che si sono... No, pensavo fossero bucate. È molto vecchia questa bici, eh. Senti, vedo che hai le gambe tutte morsicate. Vuoi un po' d'autan? Sì. Vieni a mettere le salviette, a passarti la salvietta, poi fai una pausa, io intanto vado a preparare la cena e poi dopo riproviamo, dai. Però sei già stata brava, eh? Perché per ben due volte sei riuscita ad andare un pezzettino avanti da sola. Ancora così un paio di giorni e vedi che poi riesci ad andare, ok? Stai facendo merenda? Questa è la quarta merenda che fai? No. Sì, certo, due gelati. Poi cos'altro hai mangiato? Niente. Sì. Vuoi la salvietta? Sì, vuoi la salvietta? Ti stanno girando intorno alle zanzare, no. Prendila. Ok, cuccioline e cucciolini, do un po' di tregua ad Anastasia, perché come avrete ben notato si sta già un po' arrabbiando. Poi lei è molto permalosa e quindi rischiamo che si metta a piangere. Quindi lasciamola tranquilla per un po' e poi vediamo se avrà voglia di fare l'ultima pedalata. E voi scrivetemi nei commenti, a quale età avete iniziato ad andare sulla bicicletta senza rotelle? Come va? Sei andata ancora in bicicletta? Vuoi andare un pochino? Pochino? No? Perché poi mi stanco. Ma devi provare ancora un'ultima volta. Hai fame? Però non dovreste mangiare queste cose, perché tra un po' è ora di cena. Poi proviamo l'ultima volta prima di entrare? Ok. Adesso è pronta la cena. Hai ritirato la bicicletta? Uh-huh. L'hai portata dentro? No, era già dentro. Ah, era già dentro, perché vedi? Sono portata io. Ascolta Ani, quindi non proviamo più per oggi? No. Proviamo domani? Sì. Va bene, dai, allora facciamo la cena e andiamo a dormire. Cuccioline e cuccioline, che arrivate al canale, attivate il campanello, lasciate un like a questo video. Ciao. Ciao. Tra un po' cadi dal divano. Ciao. Ciao.